La mia storia è cominciata così. Ho detto, io ho sempre amato il lavoro che faceva mio padre. Mi piaceva venire nel forno, mi piaceva l'odore del pane appena cotto, mi piaceva l'atmosfera, era affascinato del discorso della notte. E quindi dopo tante discussioni in famiglia, che ero piccolo perché mi volevano che studiassi in tutti i modi, che a 14 anni smettere di studiare al giorno d'oggi era chissà cosa, senza un diploma o anche di più sembrava di non poter fare. E però insomma dopo un po' di lotte sono riuscito, no, sono riuscito, via, dopo un po' di lotte ho cominciato a lavorare perché di studiare non avevo voglia e niente, ho cominciato la notte a venire qui, che era di mio padre, e nulla, cominciando dando una mano, spazzando, pulendo le teglie, e via via. Mi arrabbiavo nel corso del tempo, dei mesi, se non mi insegnavano le cose. Mi ricordo che dicevo sempre a mio papà, Madonna, ma quel dipendente lì non mi vuole insegnare a fare quello, mi vuole insegnare a fare quell'altro, è sempre tutta una lotta. E su su, col pallino, poi passano gli anni, mi è entrato il lavoro addosso. Poi sono partito per fare il militare, quando sono partito per fare il militare era già 4 anni che ero qui al lavoro, ero un pane, insomma, lo sapevo già fare, avevo il chiodo di fare un po' di pasticceria, mi piaceva far crescere, insomma, una volta avevamo solamente questo laboratorio, un negozio e un altro piccolo negozio qui sempre a San Giovanni. E proprio nel frangente sono partito per fare il militare, mio babbo fece la pasticceria perché era un valore aggiunto per quanto riguardava l'azienda e più era un volere mio, insomma, appunto, di far crescere l'azienda. Al tempo la compravamo, un po' di biscotteria, un po' di pasticceria fresca. E poi sono tornato a fare il militare, mio padre mi ha messo in società con una piccola quota, sicuramente per incentivarmi un po' a fare del proprio meglio, a uscire fuori, ero già uscito fuori dal guscio, ma insomma a dare sempre di più, diciamo. E così è stato. Poi abbiamo avuto voglia di mettere un altro negozio, via via quando capitava qualche opportunità si diceva perché no, perché no. La voglia di crescere, la voglia di crescere, la voglia di valorizzare, perché l'azienda era di mio babbo, dice io, se no sembrava sempre, quindi insomma ci volevo mettere del mio, ci volevo mettere del mio. E quindi è venuta la voglia di fare qualche negozio in più. Poi nel passare degli anni c'è stato il problema del centro storico, perché questo qui è un vecchio forno, pur essendo un forno del 1800, quindi che è tutelato, parentesi lo Stato, ma insomma partendo dal comune, dalla provincia, essendo un bene architettonico e tuttora in funzione, perché ancora oggi no, anche noi ci facciamo il pane. Però è difficile perché la società è cambiata, perché abbiamo esigenze diverse, perché tutto ci dà fastidio. Non nascondo che la polvere, la fuliggine, quando una volta il venerdì attaccavamo presto nel pomeriggio, il centro storico si riempiva di fumo, però era un po' una caratteristica, insomma, l'unico forno a legna è rimasto in centro, in una cittadina come San Giovanni, che la cittadina di San Giovanni, che alla cultura, alla storia gli diamo tanta importanza, anche perché abbiamo un centro storico meraviglioso, quindi insomma anche questo fa parte del centro storico di San Giovanni, perché è una parallela della Via Maestra. Però insomma, dato di fatto che il fumo dà fastidio, giustamente, c'è la fuliggine, quando usciva dal cammino, abbiamo avuto la necessità di spostarsi in una zona dove magari il fumo dava un po' meno noia. Allora siamo girati intorno con mio babbo, abbiamo frullato e ci è piaciuto dove siamo ora, Santa Barbara, sotto Meleso, e abbiamo rifatto un forno quasi uguale a questo, con le stesse caratteristiche, la stessa forma, lo stesso modo di tiraggio, perché il tiraggio in un forno a legna vuol dire molto, lo stesso modo di cottura, che nel forno a legna vuol dire molto. E niente, nel 2009 abbiamo preso il capannone, nel 2010 ce l'abbiamo inaugurato a luglio. E lì insomma, sono un po' sbizzarrito, ero già grande. E
sono stato dietro alla costruzione del forno, mattone mattone, insomma è stato piacevole, è stata una bella esperienza. E poi niente, lavoro, lavoro, poi è capitata un'occasione di un mugnaio che ci portava la farina, che era titolare di un forno di Firenze, e con la confidenza, come si ha con tutti quelli con cui si lavora, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, e mi fece vedere questo forno a Firenze, vicino a Coverciano, e allora anche lì la spinta con i miei babbo, dai andiamo anche a Firenze, andiamo anche a Firenze, che Firenze è la città, insomma, perché ha una piccola attività in un paese, arrivare a avere un qualcosa in città era tanto. E nel 2011-2012 abbiamo aperto a Firenze, abbiamo incontrato, i nostri prodotti sono piaciuti, ovviamente standoci un po' dietro, perché poi la soddisfazione che in un lavoro dove tutti dicono è duro, dove purtroppo noi, diciamo noi nazionali, noi italiani, non lo facciamo più, è un lavoro che affascina perché c'è la creazione, come in tutte le cose dove c'è la creazione, sicuramente il falegname che crea affascino, il fabbro che crea affascino, e fare il pane che è un prodotto primario, per l'essere umano è un prodotto primario da sempre. E però c'è il discorso del notturno che viene scartato a priori perché sembra che di notte non si possa lavorare. È vero che cambia la vita, è vero che poi quando non sei più da solo e sei in due con il compagno o compagna che sia, quindi i problemi sono doppi perché te non ci sei la notte è fatta per dormire, la notte è fatta per stare a casa, e quindi insomma ci sono mille tipi di difficoltà. Che o nasce l'amore vero, che magari appunto in me è nato che ero piccolo, quindi io non saprei nemmeno dire cos'è il sabato e la domenica essere a casa, la notte essere a letto, io non mi posso nemmeno mettere a confronto con chi lo fa, perché io non lo posso dire perché non l'ho mai fatto, ero piccolino. Però posso dire che invece fare fornaio è un mestiere che dà fascina. Che affascina, che crea soddisfazione, che radicato sicuramente una cultura che non è dei nostri anni, quindi bisogna tornare un pochettino indietro, perché per dare valore a qualcosa bisogna avere un valore interno, per il valore interno insomma il discorso potrebbe diventare pesante. E niente, così è stato, insomma, la passione, mi sono appassionato al mio lavoro. E quindi, insomma, anche lavorare tante ore al giorno, notte, giorno, notte, giorno. Poi è venuta la domenica, perché poi facendo la pasticceria ho tralasciato, si è cominciato ad aprire la domenica. Quindi diventano i 7 giorni su 7, insomma, diventa una bella gatta da pelare. Che chiaramente, fin tanto uno è solo, non ha da rendere conto a nessuno, perché non c'ha... Se è contento lui, sono contenti tutti. Al momento che si fa famiglia, che qualcun altro magari può essere contento se tu sei un pochettino più presente, diventa difficile gestire ambe le cose. Non impossibile, ma difficile, specialmente se l'azienda lavora la notte. Lavora la notte e giorno, via. Perché ora, oggigiorno si lavora notte e giorno, 24 ore su 24. Niente, si era rimasti a Firenze, poi è capitata l'occasione del punto vendita di Montevarchi, che ha rivoluzionato ancora la vita, in quanto è un punto vendita nuovo come concetto, un concetto completamente diverso, il fare il pranzo, il fare la cena dentro un panificio, una cosa completamente diversa da quello che ero abituato io, cresciuto di notte a fare il pane. Figuriamoci 10 anni fa, mi avessero detto 12 anni fa che avrei fatto il ristoratore, non era insomma dentro la mia testa, diciamo così. O non lo vedevo come cosa che poteva valorizzare il mio settore. Sì, magari sono sincero, far da mangiare mi è sempre piaciuto, perché come mi piace fare il pane, mi piace fare i dolci, magari le pizze, sì, insomma il concetto è sempre quello. Però ecco, fino a 4-5 anni fa che non abbiamo fatto il locale nuovo
e ho visto che la tendenza era cambiata, non mi rendevo conto di quello che poteva portare e di quello che poteva essere. Quindi c'è stata un'altra difficoltà grande dall'apertura, da avere dei semplici negozi, panetterie e pasticcerie, a fare la piccola ristorazione. Mi sono trovato in difficoltà nella gestione i primi tempi. Però, insomma, grazie a Dio, anche quello è stato un motivo di soddisfazione perché poi ai Valdarnesi è piaciuto. Un po' perché magari ci conoscono da tanti anni, un po' perché il pane è buono, un po' perché si fa sempre un sacco di confusione con fumo e con fuorigine, però insomma ci conoscono e quindi è piaciuta la novità e niente, niente. Un consiglio che posso dare a chi crede in qualcosa è bisogna credere fino in fondo, aver costanza. Costanza, perché per avere qualcosa ci vuole tempo, 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 dedizione, e insomma, dal sudore poi qualcosa viene fuori. Ovviamente l'importanza del nostro lavoro, prima di tutto, che nel fare azienda e nell'avere amore in quello che uno fa, in quello che uno decide di fare, ed è importante questo, perché come ho detto, io ho cominciato facendo, che ero piccolino, perché mi piaceva fare il pane, mi faceva sentire l'odore, mi faceva sentire l'odore dei vapori quando uscivano dal forno, che leticavo sempre, come ho già detto, con il mio babbo per farmi portare, e quindi. Nel crescere bisogna sapere cercare il meglio. Sì, ti piace fare il pane, ti piace fare i dolci, ti piace, però devi cercare il meglio, come poter fare meglio, sempre meglio, perché nel corso degli anni, anche se non sono tanti, sono pochini, sono una ventina d'anni che io sono dentro a questo settore, è cambiato tantissimo. È cambiato innanzitutto la richiesta del cliente e poi è cambiato tantissimo il nostro mondo. Sono cambiate le farine, sono cambiate le materie prime. Se si parla di pane, si parla di farine. Anche se, faccio una parentesi, quello che è importante nella produzione di tutti i panificati sono le bighe, la famosa madre che oggi si sente parlare molto, anche perché la televisione ci bombarda di trasmissioni alimentari e spesso spiegano come si fa il pane e parlano della madre. La madre che noi in gergo chiamiamo biga, è l'80, il 70% di un buon prodotto. Un 70-75% di un buon prodotto viene fatta dalla biga, che a sua volta deve essere fatta con della buona farina. E questo qui si parte tutto, parte la vita, no? Come per fare un figlio ci vuole la mamma, per fare la mamma ci vuole la nonna, e compagnia bella. Per fare il pane ci vuole le bighe vecchie che si rinnovano via via, che per un fornaio diventa normale perché è qui che lavora. Mentre fai il lavoro per molte casalinghe che si mettono oggi in casa a farlo, magari è un pochino più difficile perché vengono dal fornaio, chiedono, mi dà un pezzetto di biga, un pezzetto di pasta madre e ci provano in casa, poi magari c'è chi ci riesce, c'è chi no, però insomma il concetto è diverso. E tutto questo amore che ho sempre avuto nel fare, la difficoltà che tutt'oggi, che ho diversi ragazzi che sono con me, diversi dipendenti, ma che sin dall'inizio uno è trasmetterlo ai ragazzi a cui insegni, che dovrebbero essere che sono, dovrebbero e sono i collaboratori per fare azienda. E allora tanti berci, tanti rimproveri, tanti dire ma come non tu capisci, non tu capisci, ma non è tanto perché non tu capisci, in quanto è per trasmettere magari l'amore che uno ha. E allora è come quando uno ha un figlio, dice ma come, che gli vuoi male a questo figliolo? No, invece no, non è che gli voglio male, siccome lo voglio far crescere bene, allora quando uno fa un rimprovero e magari un dipendente dice Madonna buona, ma tu capisci proprio nulla, no, non è che non capisce nulla, vorrebbe che quello sbaglio non lo facesse perché vede magari sciupare quel prodotto e che gli dispiace. E quindi nulla, torno a ripetere che è un bellissimo lavoro, bello, 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 è un bellissimo mestiere, sacrificante perché è notturno, però è altrettanto, da una parte sacrificante, ma da una parte se lo rende con la soddisfazione che dà. E poi, poi
avrei il sogno di portare, noi nel corso degli anni abbiamo perfezionato tanto la schiacciata, è stato il nostro punto di battaglia, il nostro punto di forza, più che di battaglia di forza, per distinguersi dagli altri, perché ogni azienda, ogni essere umano, ma anche ogni azienda, insomma, si deve distinguere uno da un altro, ci deve avere sempre un qualcosa di diverso. E noi abbiamo puntato molto sulla schiacciata. Il sogno mio sarebbe portare la schiacciata in tutto il mondo. Portare la schiacciata in tutto il mondo a marchio Canu. E chi lo sa, insomma, piano piano qualche progetto c'è, ci stiamo lavorando con altre persone, con i ragazzi che mi vengono dietro. Perché poi il succo è sempre questo, il trovare ragazzi che seguono un qualcosa. Per esempio, sì, qui la schiacciata c'è di già, però bisogna sposare l'amore di vedere in questo caso un prodotto o una qualsiasi cosa decollare. Ancora di più, in quanto io devo ringraziare il Valdarno perché a noi il Valdarno ci ha dato tanto. A Valdarno noi si è cominciato appunto con un piccolo forno, sarà perché era buono il prodotto, sarà perché ci hanno visto e siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre cercato di dare il massimo in quello che facevamo. Quindi insomma il Valdarno, noi chi siamo oggi, con 6 o 7 punti vendita, 8, una settantina di dipendenti, fra indotto e dipendenti, lo dobbiamo al Valdarno, ai valdarnesi, che gli è piaciuto il prodotto che facciamo. Vuol dire, insomma, gli si sa anche simpatici noi, perché hanno visto che cioè, ce l'abbiamo messa tutta. Ma questo non vuol dire che se ce l'abbiamo messa tutta noi il pane. Spero e mi auguro che si mangerà sempre, o che sia pane, o che sia scacciata, o che siano grissini, o che siano quello che vuole. Mancano le persone che sposano il progetto, che sposano il mestiere. E quindi i ragazzi si dovrebbero dare, e i genitori dovrebbero smettere di dire ai ragazzi che a lavorare fa male. Che il nostro è un lavoro dove si usa le braccia più di tutti, per l'amor di Dio. Però non muore nessuno, anzi, a chi si dà da fare, io posso dire che sono l'esempio lampante, insomma, qualche cosa viene, qualche cosa viene.